Ben ritrovati, buongiorno. Anche oggi andiamo a fare una chiacchierata con un caro amico di tanti anni fa. Uno di quelli che ho conosciuto per primi, a uno dei miei primi eventi. Si può dire un veterano del geocaching. Parliamo con Giovanni, vado a chiamarlo. Buongiorno Giovanni, come stai? Bene, tutto okay. A posto? Ok, parto con le domande. Qual è il tuo nickname? Verico. Che deriva da? Meloppio Po', la team la prima volta, sai quando i primi tempi agli albori dei collegamenti internet, quando avevamo il modem al 56k e con le riviste ti regalavano anche 3 mesi di collegamento gratis. E la team mi appioppò questo Vericle, questo nome, e da allora me lo sono tenuto. Di che zona sei? Firenze. E da quanto tempo è che fai geocaching? Da 2004. Sei un veteranissimo. Ti ricordi come conoscesti l'attività? Sì, avevo un palmare, avevo comprato uno dei primi palmari, non mi ricordo neanche che marca, e lo comprai perché c'era, insieme c'era TomTom, perché lo utilizzavo come navigatore, era incluso nel prezzo, però il TomTom, allora, ora non lo so come funziona, ma allora non dava l'altitudine, per cui mi interessava anche quando mi spostavo conoscere anche l'altitudine. E allora andai a cercare, smanettando in internet, se c'era un'applicazione integrativa per il TomTom che desse anche l'altitudine. Andando a smanettare in questi siti, trovai uno che, non mi ricordo il nome, ma non è un geocaching, disse, ah, se avete un palmare, avete un GPS, potete fare il geocaching, magari c'è un tesoro vicino a casa vostra. E io mi dissi, buffa questa cosa, ma... e lasciai pure. Poi dopo ci ripensai, dissi, ma vediamo un po'. Andai sul sito e mi ricordo, allora quando iniziai io, in tutta Italia c'erano 365 cache, pensate. E ce n'erano pochissime. Mi ricordo, a Firenze dintorni ce n'erano due. E una l'avevo messa a Vespucci e l'avevo messa a Monte Morello. Allora mio figlio aveva 10 anni, un bambinetto. Allora dissi, ti piacerebbe andare a cercare un tesoro? Ma io non avevo neanche idea di cosa si andasse a trovare. Certo. Per cui presi le coordinate e andavo su verso Monte Morello. Alla fonte Giallina, guarda, me ne ricordo sempre, perché tra l'altro non sapendo cosa cercare e dove cercare, e lì alla fonte Giallina a un certo punto, insomma, a occasione di andarci, c'è una specie di piccolo tabernacolo con una madonnina dentro, ma è situata a 3 metri di altezza. E allora noi cercammo, non la trovammo. Dissi, probabilmente l'hanno messa nella nicchia, però insomma, mettere nella nicchia assieme alla madonnina. Torniamo con le corde, presi le corde dall'arrampicata. Però dissi, Daniele, ti leggo te e ti porto su e ti e guarda cosa c'è lì dentro, lo regali, mio figlio c'è tutto, pensi anche l'aggancio cominciò a oscillare, sembrava un lampadario, fermo, torna giù, dicevamo però non c'è nulla dentro. Poi tornando via, vidi una pietra, sbucava un pezzetto di plastica, disse guarda qui che sporcaccione, il sacchetto di plastica e dentro c'era la scatolina, ecco, cominciato così. Senti, e fra le varie tipologie di cache, traditional, multi, mystery, qual è quella che ha più soddisfazione cercare e trovare? No, quelle normali da una botta e via, sono sicuro. One shot, one kill. Sì, sì, sì. Senti, sei un geocacher da GPS o da cellulare? Da GPS. No, io cominciai col palmare, poi mi comprai Garmin, poi... vari Garmin ne ho avuti, eccetera. Ce l'ho tuttora, c'ho un 700, però il Garmin è tutta un'altra cosa. Senti, sei uno dei geocacher super attrezzati o GPS, penna e via? No, sì, GPS, penna e via è poco più, insomma. E prediligi l'uscita in solitaria o preferisci i gruppi a parte gli event? Guarda, io andavo con mio figlio, che quando era piccolo, fino a, diciamo, all'età di 14-15 anni, era lui, dice, sì, bambo, andiamo alla solitaria. Poi ha cominciato a conoscere il motorino, il pallone, la minette, e allora è successo, lui ha mollato il gioco e sono rimasto io a praticarlo. E fino a qualche anno fa, io ho praticamente smesso, in pratica da 5 anni, faccio pochissimo. Perché? Mi è mancato il compagno di merende, Fabrizio, che ora sta in Spagna, tra l'altro l'ho sentito l'altro giorno, anche lui confinato in casa. Poi altri con cui andavo a fare il geocaching, Fabione ha archiviato tutte le cache, e sicché io poi un po' tra problemi di salute, un po' nato, un po' lasciato perdere, però se capita ogni tanto una la vado a fare. Hai fatto geocaching anche fuori dall'Italia? Sì. Ti ricordi su per giù i paesi? Ho fatto geocaching fuori dall'Italia più quando lavoravo, che allora mi dovevo spostare per lavoro, che non quando sono andato in pensione. Sì, l'ho fatto in diversi posti. Tra l'altro, quelle che ricordo volentieri, mi ricordo una cache che fece a Central Park a New York, e lo fece quasi di buio, avevo una FIFA addosso.
E un'altra che mi dette soddisfazione quando per lavoro ero in Kenya e proprio nella savana uno aveva messo una scatolina in mezzo al nulla, era un FTF. Infatti io scrissi anche, dissi: guarda, per fare un FTF dove mi è toccato andare. E a proposito degli FTF, quando eri più attivo, insomma quando giocavi un po' più spesso, eri uno di quelli che nel mezzo della notte arrivava la notifica e partivi, oppure era una cosa più blanda, ti interessava meno? No, nel mezzo della notte partire no, però c'era una sorta di... Allora era una corsa a fare l'FDF per prendersi poi per le mele. Quindi tra me e Fabrizio, se oh, c'è la scatolina, chi la fa per primo? Dai, allora è arrivato. Poi dopo furono coinvolti anche altri, anche i soldati. Allora era diventata più un modo di... un gioco nel gioco. Di prendersi anche in giro, no? Sì, non è che io mettessi a contatti. Okay. E dei souvenir invece cosa ne pensi? Ti piacciono? Ma avevo cominciato anch'io i souvenir, poi mi piacevano i gioconi. E mi ricordo con il Kingfisher Team facciamo i primi giocoin d'Italia, pensa, si fecero insieme nell'anniversario di Galileo. Infatti sono quelli che non so quanti ci saranno in giro, forse poco, che avevano l'immagine di Galileo, c'erano di bronzo, d'argento e d'oro. E poi però non ci sono più stato dietro, perché se cominci a prendere cosa succede? Qualcuno mette un giocoin nella tua casa, per qualche motivo sparisce, a te scrive il proprietario: ah, mi puoi andare a vedere? Ora, se è qui in città, glielo può anche andare a vedere, ma se è in cima a un monte, andare a vedere se c'è il giocoin. E allora, perché io devo sapere fino a fatto il mio giocoin? Ragazzi, io che vi devo fare? Allora, è un po', ma un po' così, come si dice, sfavato. Hai diverse hash nascoste, ti ricordi quante? Un qualche centinaio. Ora, ascolta, finita questa, una cosa mi sono riproposto di fare, è di andare a riguardarle tutte, archiviarle, quelle non posso mantenere, perché io... anche per problemi di salute, un po' anche quello che ho mollato, non ci posso stare dietro, per cui molte le archiverò, altre le potrò rimettere a posto, le rifarò, e una di quelle cose mi sono riproposto di fare ora quando finisce tutto l'ambaradà. Sì. Ce n'è qualcuno a cui sei particolarmente legato? Glielo dissi anche a Kazuma una volta, le sono come figli, no? A un certo punto c'è un po' una parte di te in tutto quello che tu lasci in giro, per cui io voglio bene a tutte. Non so, forse la prima in assoluto che ho messo, proprio perché non sapevo neanche come si faceva, se andava bene quello che avevo fatto o non andava bene. Ora mi ricordo, allora il reviewer era Eric88 da Seattle, non mi ricordo da dove scriveva, per cui gli scrissi: ma ho fatto così, non so se va bene. Lui mi disse: no, tranquillo, va bene. Quella cash lì che è del 2004, e anche una di quelle si è conservata meglio, perché l'ho messa nella mura del castello di Pulicciano, ed è protetta benissimo, è ben nascosta, e pensa che ci sono ancora degli oggetti dentro che ci avevo messo io. Allora è diventato una time box. Sì. C'è ancora il logbook originale con tutte... Ah, ci picchi. Allora, resistito bene, anche è ben protetta dall'umidità, quel punto lì. E il geocaching era la tua attività principale durante il tempo libero? È la tua attività principale durante il tempo libero? Oppure c'hai anche altri tipi di hobby? Era una cosa che abbinavo anche andare in bici, andare a fare trekking, cose di questo genere, ecco. Non andare poi andando anche in vacanza, uno abbinava. Era un companatico. Sì, non volevo anche per fare turismo, perché poi quando dicono gli americani geocaching educates, no? Tanti posti io ho scoperto la storia, esatto, proprio grazie al geocaching, ma anche vicino a casa di cose curiose, storie. Quindi... Senti, per chiudere, una visione di quello che per te è il geocaching, anche se praticamente mi hai già dato una sorta di risposta. Sì, io lo considero ancora, come ti ho detto, da questo punto di vista, un modo per abbinare conoscenza, stare all'aperto, anche con gli amici, anche trovare, perché poi anche con tutti quelli che prima facevano geocaching e hanno smesso, diversi, però siamo rimasti in contatto, per cui, per esempio, Fabio, lui ha smesso, però io quando capita lo vado a trovare un piatto di tortelli insieme. Non si nega mai! Anche senza giocare. Benissimo, io ti ringrazio tanto, Verico, è stato un piacere come sempre, insomma, è inutile dire che... Cioè, ci si ritrova a Montieri, io mi ricordo a Montieri, io la prima volta che ti ho conosciuto a San Martino, ai famosi event di San Martino. Sì, io penso che ci conoscemmo al secondo event del boss. Sì, esatto. Poi ci siamo visti a Montieri, mi ricordo quando la Sandra era incinta. Sì. È passato un giorno. È passato 6 anni. Comunque ci sta che io riorganizzi un altro evento da queste parti, se c'hai possibilità, ovviamente mi farebbe più che piacere. Spero, lo stavo organizzando in questo periodo, purtroppo, come vedi, si sta chiuso in casa e non si può fare tanto di più, però insomma
Va bene, io ti ringrazio tanto, Verio, è stato un piacere, è stato veramente... Grazie mille per il tempo che ci hai dedicato. Di nulla, a presto. A presto. E così abbiamo conosciuto anche Giovanni, Vericol, un caposaldo del geocaching italiano. Se la cosa vi è piaciuta, il suggerimento è sempre lo stesso. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanellina per ricevere le notifiche dei nuovi video, lasciate un mi piace e anche un commento. Per tutto il resto, vi aspetto alle prossime puntate. Ciao!